Max, 32esima vittoria, i numeri ci interessano relativamente, ci interessa che è stata una bellissima partita, che bella partita qui al Palatrento, grande spettacolo, grande pallavolo e grande vittoria da parte nostra. Sì, secondo me nella prima parte di gara sia noi che loro abbiamo commesso forse troppi errori, poi dopo il livello è salito, in difesa, a muro, in battuta, ricezione, un po' in tutto, la partita sicuramente è diventata più spettacolare. Grande vittoria, perché insomma venire a vincere a Trento è sempre impegnativo, siamo stati bravi, pazienti, abbiamo sofferto, ma ne portiamo a casa un'altra che ci dà ancora più morale, no? E soprattutto arrivati in questo modo, perché questa partita ci prepara veramente a quello che sarà poi la Final Four di Coppa Italia. Infatti l'avevi detto, no, alla vigilia sarà un test molto utile in ottica Coppa Italia, abbiamo trovato le nostre difficoltà stasera, come è normale che sia contro un avversario di questo livello, uscirne vincitori da tanta consapevolezza. Assolutamente sì, ma ne troveremo ancora di più contro Piacenza in semifinale, perché poi sarà una gara secca, no? Una gara secca, ci sono tanti elementi che contribuiscono alla vittoria o alla sconfitta, quindi sarà ancora più complicata. E quindi insomma, ecco, cioè, come avevo detto, no, qualche giorno fa, c'è servita, ci serve, c'è servita, e l'abbiamo comunque portata a casa, che è veramente qualcosa di importante. Un'ultima cosa, anche in previsione, no, di quello che sarà poi i playoff, palazzetto pieno, ambiente bellissimo tra l'altro, strasportivo, ma chiaramente non semplice, no? Anche da un punto di vista mentale, sono tutte cose che entrano nel nostro bagaglio in vista dei playoff. Certo, troveremo sempre palazzetti strapieni, questo è un tifo insomma molto, molto caldo, molto corretto, è un bellissimo palazzetto dove si gioca bene a pallavolo, e quindi insomma ci servirà anche questo, ecco, giocare anche contro il pubblico avversario serve, perché chiaramente mettono pressione anche loro, no? Ma è giusto che sia così, come succede al Pala Barton, succede qui, succede in tutti i palazzetti d'Italia. Grazie Max.